Presidente Molinaroli adesso può dirlo, aveva scommesso qualcosa a inizio anno su Piacenza in finale? Ma direi di sì, perché erano previsti dei premi sia per la finale che per lo scudetto, quindi anche se non eravamo certi al 100% di avere questi risultati, però pensavamo di averne le possibilità. Allora questa scommessa deve averle almeno coperto il budget del prossimo anno, perché nessuno obiettivamente dava Piacenza in finale. Se i giocatori hanno accettato questa scommessa, diciamo un pensierino ce l'avevano. È chiaro che anche quando una cosa tanto desiderata si avvera, per un po' di tempo hai dell'incredulità, però noi ci siamo e quindi dobbiamo fare il nostro lavoro bel tranquillo e sicuri delle nostre possibilità. Eravate sfavoriti in semifinale con Macerata e avete vinto in 3 partite. Adesso partite sfavoriti con Trento in finale. Beh, siamo sfavoriti, ma diciamo che paradossalmente sono più ottimista contro Trento che contro Macerata, perché lì partivamo da meno uno, qui partiamo 0-0, quindi diciamo abbiamo qualche possibilità in più, almeno dal punto di vista matematico, quindi dobbiamo vincerne 3 su 5, non 3 su 4. Però voi avete perso le ultime 8 partite consecutive contro Trento. L'ultima vittoria risale alla Serie Scudetto del 2009. Beh, questa è una statistica che più che far preoccupare noi dovrebbe far preoccupare Trento, quindi non abbiamo nulla da perdere, al massimo andremo a 11 sconfitte consecutive contro Trento. Pochi mesi fa lei parlava di una chiusura di Piacenza, una chiusura legata al caso Simon. Risolto il caso Simon, Piacenza ha iniziato a crescere, ha avuto un problema appena dopo Natale con la Coppa Italia, con l'eliminazione della Coppa Italia. Risolto quel problema è stata, possiamo dire, una cavalcata trionfale da quel momento fino ad oggi. Ma diciamo che è stato un miglioramento di tutta la società, dello staff tecnico, dei giocatori, quindi siamo andati via via in crescendo, quindi anche in momenti, diciamo, in cui il nostro gioco non era ancora quello attuale, facciamo un riferimento contro Trento, abbiamo perso la 3-1, poi abbiamo perso in casa 3-2 e quindi abbiamo sempre dato un segnale di salita, speriamo che si completi. Come sta vivendo la società e come sta vivendo lei in particolare la vigilia di questa finale? Ma diciamo, io sono molto sereno, non è che no, non me ne frego una mazza di come finisca il risultato, però quello che mi è sempre piaciuto nelle varie competizioni finali che abbiamo fatto è quello di essere l'ultimo, assieme logicamente all'altra finalista, a giocare. Quindi oggi sappiamo che la stragrande parte della pallavolo professionista è in ferie, mentre noi no, ci stiamo giocando lo scudetto, quindi l'importante è fare una bella figura e noi speriamo almeno nelle prime due da vincerne una e questo ci porterebbe a fare un'ulteriore partita al Palabanca con altre possibilità. E secondo lei cosa dovrà fare Piacenza per battere Trento? A parte arrivare prima tre che loro, quindi questo mi sembra, ho fatto delle ricerche, mi sembra quello più sicuro come pronostico. Ma secondo me, se giochiamo come abbiamo giocato contro Macerata, qualche set lo strappiamo. Chiaramente che se noi andiamo in campo e non giochiamo al meglio e Trento gioca al meglio, logicamente c'è poca possibilità. Diciamo che Trento è meno soggetta di quanto non sia stata Macerata nel campionato ad alti e bassi. Macerata, adesso abbiamo vinto e quant'altro, siamo stati molto bravi, abbiamo avuto anche in un certo senso fortuna come hanno avuto, o sfortuna come ha avuto Macerata durante il campionato, perché ha avuto degli infortuni in alcuni giocatori chiave, i vari Savani, Cover, Parodi, che erano degli infortuni, quindi ha influito senz'altro anche nello sviluppo del gioco di Macerata. Trento è in perfetta forma e quant'altro, sappiamo che se dobbiamo operare su tutti i nostri giocatori, noi siamo, diciamo, come gruppo, diciamo, titolari e riserve, forse abbiamo qualcosa in più di Trento. A livello di prima squadra forse loro sono più forti, sono più giovani e quant'altro, però ci si può giocare benissimo perché anche loro sono molto legati a quanto fanno due o tre giocatori in particolare o Antoregno in primis. Si preannuncia una finale da tutto esaurito, questo era anche prevedibile, però c'è anche la rivalità tra Piacenza e Trento che torna dopo qualche anno.
Sì, diciamo è un fatto anche paradossalmente simpatico, no? Perché Trento ha fatto sei finali, fa sei finali consecutive, no? Ha vinto tanti trofei in giro per il mondo, in Europa, ma l'episodio che negli annali che l'ha fatto di più incazzare è stato lo scudetto che noi abbiamo vinto nel 2009, quindi questo tutto sommato dà un po' di pathos, dà un po' di adrenalina e quant'altro, e quindi diciamo è la quarta finale che ci giochiamo, penso, sì, quarta, se non sbaglio, quindi speriamo di pareggiare i conti. Se si volta indietro e pensa a 2 stagioni fa, quando più o meno in questo periodo rischiavate di retrocedere in A2? Beh sì, sapevamo che iniziamo un rinnovamento, pensavamo che di rinnovare in una maniera diversa, ma non tutte le ciambelle riescono col buco e siamo stati bravi a ritornare super competitivi nel giro di un annetto, perché anche diciamo, un po' questa crisi era incominciata già l'anno dopo lo scudetto nel girone di ritorno, quindi con le mancate qualificazioni, la mancata CEV, la mancata Champions e quant'altro, si è sviluppata l'anno scorso nel girone d'andata, poi diciamo dal gennaio del 2012 fino ad oggi c'è stato, non so, cioè, i risultati positivi sono stati nettamente superiori ai risultati negativi. La vittoria in Challenge Cup, la qualificazione alla prossima Challenge, alla prossima Champions, la qualificazione a questa finale scudetto, cambia qualcosa anche per il futuro del Coppa Elior per quanto riguarda la prossima stagione? Ma non cambia niente, so che sembra che automaticamente siamo già qualificati anche per la finale di Supercoppa e quindi siamo in una marea di finali senza quasi aver fatto niente, però no, non cambia niente perché cioè, voglio dire, a livello di budget cambia poco, se vogliamo guardare il costo della Challenge è senz'altro superiore a quello della Champions, cioè, almeno ci sono minori trasferte e quant'altro, forse vai anche meno avanti, quindi ti eliminano anche prima, quindi costa anche meno. Però diciamo che più dispendioso di quest'anno è impossibile averla, perché abbiamo fatto tranne Istanbul tutto il giro della neve e del ghiaccio d'Europa. Però questa qualificazione in Champions vi obbliga a fare una ottima squadra anche il prossimo anno. Beh, non so perché ci obbliga a fare possiamo anche fare. Lo dicevo per scherzo a Luca Monti, probabilmente facciamo una squadra competitiva per la Champion e invece per il campionato facciamo il turnover e facciamo giocare i ragazzini, tanto non ci sono le retrocessioni. Come finisce questa serie tra Piacenza e Trento? Ma vorrei che finisse velocemente a nostro favore, come ti dicevo prima, fuori onda. 3 partite vinte noi, così non ci sono più i patemi del 2009, perché abbiamo sofferto molto, però mi sa che dovremmo soffrire, quasi quasi sarebbe meglio essere fuori 3 partite, almeno evitiamo i dolori, però penso che non sarà così.